costituito il Comitato Internazionale di Esperti per prevenire il rischio di alluvioni, un'iniziativa organizzata all'interno del progetto Firenze 2016 in occasione dei 50 anni della tragedia che colpì il capoluogo toscano nel 1966. Un comitato capeggiato dal super esperto del Mississippi, Gerald Galloway, professore dell'Università del Maryland, che si esprimerà sulla situazione dell'Arne e sugli interventi da attuare per prevenire disastri come quello che colpì Firenze. Da quello che abbiamo sentito già in queste prime relazioni, sostanzialmente la situazione rispetto a 50 anni fa non possiamo dire che è rimasta la stessa, però non è migliorata quanto avrebbe dovuto esserlo. Quindi di sicuro il fiume rappresenta ancora un pericolo per Firenze. Però mi sembra che da quello che è stato detto qui e dalle misure che sono state previste, noi possiamo veramente sperare che in un arco di tempo che non raggiunga i nostri nipoti e bisnipoti, queste paure vengono scongiurate. È un progetto molto importante. Firenze appartiene al mondo e la comunità internazionale vuole essere sicura che Firenze da ora a 25 anni sia messa in sicurezza. Tra le attività del Comitato Firenze 2016, che si protrarranno senza mere celebrazioni ma con progetti concreti fino all'anniversario dell'alluvione, sono previste iniziative legate alla prevenzione del rischio per i beni culturali, con una mappatura di siti ed opere da mettere in sicurezza e poi ancora raccolte di documentazione legate alla memoria dell'alluvione, con opere di catalogazione e digitalizzazione. Ad oggi il progetto Firenze 2016, presieduto da Mario Primiceri, ha ottenuto l'adesione di oltre 50 enti pubblici e privati, tra cui Comune di Firenze, Università di Firenze e Regione Toscana. Siamo ovviamente tra gli enti promotori, non potrebbe che essere così, anche perché noi nel 2005 siglammo con il Ministero dell'Ambiente un accordo di programma che doveva cofinanziare le casse di espansione più importanti per mettere in sicurezza Firenze e dintorni. Di quel protocollo, di quell'accordo, in realtà sono stati finanziati soltanto la metà degli interventi che sono ancora in corso di realizzazione. Pensa alle casse di espansione di Figline, che hanno avuto anche alterne vicende per le quali abbiamo istituito un commissariamento ad acta, ma con poteri ordinari, quindi con tutti gli effetti e le conseguenze della burocrazia nostrana, che non ha ancora capito, a partire dal patto di stabilità, che o la difesa del suolo diventa una materia prioritaria come la sismica per tenere in sicurezza i nostri cittadini e le nostre comunità, oppure, come dire, si rischia tutti gli anni di far diululare al vento e di non vedere risultati concreti rispetto ad un tema che dai comuni fino a tutte le regioni al governo abbiamo posto in maniera significativa.